Tra i settori maggiormente messi a dura prova durante questo periodo di emergenza dovuta al Covid-19 rientra quello delle autoscuole. Parliamo di circa 7.000 le strutture in tutta Italia, nelle quali si riscontrano oltre 30.000 lavoratori tra istruttori di guida, proprietari di strutture automobilistiche e addetti al back office che semplicemente aspettano delle risposte, aspettano di essere tutelati da parte delle istituzioni governative e soprattutto aspettano di poter ripartire nel più breve tempo possibile. Ne abbiamo parlato con il presidente di UNASCA, dell'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, il professor Antonio Datri. Dunque, presidente, grazie, buongiorno innanzitutto, grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Un settore veramente penalizzato da questa crisi del Covid-19, probabilmente già penalizzato in partenza perché da gennaio ricordiamo che c'era stato anche l'aumento dell'IVA del 22% per il conseguimento delle patenti A e B. Ci spiega innanzitutto cosa rappresenta UNASCA e quali sono le problematiche da cui già partivate? L'UNASCA è l'Unione Nazionale delle Autoscuole e degli Studi di Consulenza Automobilistica. Noi, come raggruppiamo circa 30.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale, un'attività particolarmente intensa e di confronto sia col Ministero dei Trasporti che quotidianamente ci risentiamo e ci sentiamo per lo svolgimento sia per gli esami di teorico e pratiche e sia per quello che riguarda il disbrigo delle pratiche automobilistiche. Noi come attività, in particolare delle autoscuole, siamo stati colpiti da varie crisi. La prima più importante è stata quella che dal 1 gennaio sono state applicate l'IVA sul conseguimento delle patenti. Questo ha fatto in modo che le autoscuole siano considerate come attività commerciale e non solo attività professionale, che ha creato un grosso disavanzo e un grosso problema per le famiglie, in quanto l'IVA che verrà applicato sulle patenti A e B, essi verranno in particolare a influire sulle famiglie, in quanto i ragazzi che conseguono le patenti, in particolare la maggior parte sono circa 12.000 soltanto ogni mese in tutto il territorio nazionale, vanno a influire sul bilancio economico familiare. Dicevamo, poi parlavamo di oltre 30.000 lavoratori, come ricordava anche lei, tra richiesta di bonus dei 600 euro, richiesta anche di cassa integrazione, pare che la situazione fosse bloccata fino a poco tempo fa. Ad oggi qual è la situazione dunque e a quanto è stimata la perdita in termini economici? Migliaia sono i lavoratori e lavoratrici che lavorano all'interno delle autoscuole. La maggior parte di esse sono tutte imprese di carattere familiare, quindi con un massimo di dipendenti, uno o due al massimo, tra insegnanti di teoria e istruttori di guida. Queste piccole imprese, che rappresentano il 70% della maggior parte delle autoscuole, sono state colpite da questa grandissima crisi economica. È vero che il governo in prima istanza ha stabilito i famosi 600 euro per le partite IVA. Molti di essi le hanno ricevute, altri no. Senza parlare poi della cassa integrazione che a tutt'oggi i nostri dipendenti non hanno ancora percepito. In questi giorni di fase 2 ovviamente si parla anche di una possibile riapertura. Quando dovrebbe essere la riapertura per le autoscuole e se è confermato o siete comunque in attesa di conferma da parte del governo? Il 18 maggio dovrebbe essere l'inizio delle nostre attività, come ha predisposto il governo. Siamo comunque in attesa di una risposta effettiva dal Ministero che ci dia la possibilità di aprire nella massima sicurezza sia per la sanificazione che per i rapporti che dovremmo avere con l'utenza. Ovviamente c'è bisogno di avere un piano stabilito per una riapertura in sicurezza. Vediamo prima dal punto di vista teorico, quindi le lezioni in presenza, come dovrebbero essere svolte e se possibile ipotizzare anche qualche lezione interattiva, ecco, perché pensare a delle aule affollate sarebbe impossibile in questo momento. Quindi quali sono le direttive che vi sono state date o quali sono le messe in sicurezza che avete pensato voi per le strutture di tutta Italia? Per la ripresa delle lezioni teoriche in aula,
Esso è diventato un problema, in quanto, come previsto dal codice della strada e in particolare nel regolamento che disciplina l'utilizzo e l'uso delle autoscuole, che sarebbe l'articolo 317 e 335, che predispone che le aule di teoria devono essere di almeno 25 metri quadri. Quindi la maggior parte delle autoscuole oscillano da un 25 a un massimo di 40 metri quadri. Quindi con tutte le disposizioni vigenti per quella che dovrebbe essere la sanificazione, noi all'interno delle nostre aule non potremmo far entrare più di 4, 5 o al massimo 10 persone per ogni corso, tenendo la debita distanza tra l'insegnante che dovrà essere di almeno 2 metri dal punto in cui inizieranno le lezioni. Potremmo utilizzare in questo sistema anche un supporto iperattivo e di trasmissione dei dati attraverso videoconferenze, però il regolamento comunque tutto questo non lo prevede ancora. Quindi tutto quello che stiamo facendo è affinché non possiamo abbandonare i nostri allievi che in questo periodo, che sono ormai di 3 mesi, non sono riusciti più a frequentare l'autoscuola. Questo dunque dal punto di vista teorico. Per quanto riguarda invece la pratica, suppongo che la situazione sia ancora più problematica, soprattutto per quello che riguarda le automobili, perché il conseguimento della patente B, perché per la patente A, credo che la situazione sia meno, problematica, ma questo me lo può chiarire lei. Perché non sappiamo ancora come dobbiamo disciplinare l'ordine all'interno delle lezioni. Generalmente noi l'autovettura che è prevista di 4 posti a sedere, oggi dovrebbe entrare, secondo come è previsto dal protocollo di sicurezza dell'istruttore e dell'allievo. Naturalmente portando mascherine, guanti, dispositivi per la sanificazione e tutto. Non sappiamo se dobbiamo mettere o meno anche la mascherina, quella in plexiglass davanti agli occhi, perché quello potrebbe essere anche una causa, nel caso in cui ci fosse un incidente, dello scoppio dell'airbag potrebbe provocare anche un soffocamento da parte o dell'istruttore o dell'allievo. Quindi attendiamo prima che tutto questo sia chiarito al Ministero e quindi iniziare il nostro lavoro. Per quello che riguarda invece le patenti categoria A, tutto questo non dovrebbe influire fondamentalmente su una trasformazione, in quanto la prima parte dell'esame di guida si svolge soltanto con il candidato, quindi con apposito casco personale e che già è munito di visiera e mascherina. Nella seconda fase, quindi la prova su strada, il candidato è sempre da solo sullo scooter, mentre l'esaminatore e l'istruttore lo segue con una macchina a distanza e con un apposito sistema di trasmissione dei dati gli indichi il percorso da fare. Quindi questo potrebbe essere anche un sistema, diciamo, quindi che non potrebbe creare problematiche in particolare per le patenti di categoria A. Dunque ha chiarito quali sono le problematiche che state affrontando in qualità ovviamente di presidente, dunque rappresentante delle autoscuole italiane. E prima di concludere vorrei dunque ricordare che un'ASCA ha già sottoposto un protocollo sanitario al Ministro dei Trasporti, l'onorevole Paola De Micheli. E cosa chiedete dunque alle istituzioni e di cosa necessitate maggiormente dunque per una riapertura in totale sicurezza? Abbiamo sottoscritto un protocollo sanitario, sottoscritto anche dalle sigle sindacali nazionali, e attendiamo che il ministro, presa atto di questo nostro protocollo, ci dia finalmente il benestare per iniziare la nostra attività. Noi che chiediamo? In effetti noi che chiediamo in modo particolare in questo momento? Noi abbiamo la necessità di aprire. Aprire perché? Al più presto possibile, speriamo dal 18, in quanto dobbiamo, non è che dal 18 in poi noi inizieremo la nostra attività a pieno regime, perché gli allievi dovranno ritornare in autoscuola, non sappiamo come e quando, disciplinare le lezioni teoriche, iniziare a disciplinare le lezioni di guida, preparare i candidati che non potranno sostenere gli esami il giorno dopo, in quanto tutto questo
non potrà accadere, anche perché gli uffici della motorizzazione sono ancora completamente chiusi e quindi esami non se ne parla. Quindi un blocco totale non soltanto per quello che riguarda il coronavirus negli ultimi 3 mesi, ma sarà ancora un altro periodo completamente all'oscuro per la nostra attività, in quanto non ci sarà la possibilità nemmeno di poter chiedere all'utenza altre ulteriori spese per quello che riguarda il conseguimento. Ora lei si renderà conto che tutto questo porta a un blocco totale, un blocco totale sotto tutti i punti di vista, perché ormai le nostre aziende stanno al collasso completo. Speriamo, e questo io è un'accurata invito che faccio sia alle autorità regionali e in particolare al Ministero, che ci diano la possibilità di affrontare, innanzitutto per quelle che potrebbero essere per i nostri colleghi, a far fronte alle spese necessarie, il pagamento delle pigioni, incominciare a pagare le utenze, perché in tutto questo non è che si sono sospese i pagamenti di dette date. Quindi il rischio è che spostando il lavoro ancora per altri 2 o 3 mesi, questa attività sarà completamente ferma e quindi pertanto non ci sarà più il rischio dell'apertura. E noi ringraziamo ancora una volta il presidente di UNASCA, dell'Unione Italiana Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, il professor Antonio D'Atri. Lo ringraziamo ancora una volta per aver risposto ai nostri requisiti e speriamo che il loro appello venga accolto da parte delle istituzioni governative e che possa ripartire presto di nuovo anche questo settore veramente messo in crisi da questa emergenza, ma che necessita in tutti i modi di ricominciare nella sicurezza di cui tutti abbiamo bisogno.